Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. La bolla Unam Sanctam Ecclesiam utilizza la metafora del diritto marittimo, cioè del diritto dell'ammiragliato. Dice che la Unam Sanctam Ecclesiam, cioè l'unica santa chiesa, prima e unica di tutti i tempi, è l'arca di Noè, dove la Bibbia ci racconta che tutto il resto del mondo era sommerso dall'acqua, l'unica cosa che si levava al di sopra di quelle acque era l'arca di Noè, Unam Sanctam Ecclesia. The most severe law in this world is called UCC, Uniform Commercial Code. It's the Bible of business on the earth. That is the law of God. Sulla terra ci sono due tipi di leggi. Una di essi è il diritto civile, che è la legge della terra. La seconda è il diritto marittimo, che è la legge dell'acqua. Dunque, tutti gli esseri umani, in quel momento, poiché il mondo era sommerso dall'acqua e la Bibbia lo certifica, tutti gli esseri umani a partire da quel giorno sono considerati dispersi il mare. E il Papa reclama tutta l'autorità, tutta la proprietà, sia spirituale che temporale, fino a quando i dispersi, coloro che sono dispersi per mare, torneranno a reclamare i loro diritti. Cosa che fino ad oggi, da 1300 ad oggi, non è ancora successa, perché tutte le nazioni contemporanee discendono ancora oggi da questo sistema giuridico. E questo sistema si autogiustifica col diritto divino, ecco perché non si può parlare di politica senza parlare di religione, non si può parlare di economia e di finanza senza parlare di religione, ma adesso ci arriviamo. Il diritto marittimo è una legge sui servizi bancari. Dunque, la società e il governo e le persone che vogliono controllarti hanno creato un secondo tu, e il secondo tu che loro controllano è completamente scritto con lettere maiuscole. Prova tu stesso, ogni volta che ricevi la posta, una multa, una bolletta dell'acqua o una bolletta della corrente, la patente di guida, la carta di sicurezza sociale, l'assicurazione, tutto ciò che ha a che fare con il commercio. Il tuo nome sarà sempre scritto completamente in maiuscolo. Questo perché solo così si può creare un rapporto tra te e le banche o i governi. Consequently, when you are born, you come out of your mother's water. Therefore, you must have a birth certificate, a certificate of manifest. No. Non giurerò su Dio, perché non credo nel senso convenzionale. Quello su cui giurerò sarà un'altra cosa. Saranno... Posso darle un altro giuramento? Abbiamo un altro giuramento in questa casa. Saranno i miei nipoti. Il tuo nome non appartiene a te, ma appartiene ad altri. Ancora peggio, secondo il codice dell'ammiragliato, il codice marittimo, sei nato disperso in mare. E questo che dicono le bolle papali, e tutto il diritto attuale si basa su quelle bolle papali. Tu sei nato attraverso il canale uterino, sei caduto in acqua, sei disperso in mare e non hai mai raggiunto la terraferma. Cioè non hai mai potuto alzarti in piedi e dire io sono un essere umano libero davanti a Dio. Perché loro è usando la giustificazione di Dio che fanno di te quello che vogliono. Sono loro a usare la parola Dio. Sono loro a chiamare in causa Dio. Sono loro che hanno tradotto la Bibbia usando il termine Dio che originariamente non c'era scritto nella Bibbia. Il diritto è sempre di provenienza divina. Noi siamo creature divine e loro lo sanno bene. Non possono creare un diritto fittizio. Hanno assoluto bisogno di far discendere il loro diritto da Dio. Quindi loro usano questo Dio
Se tu usi il loro stesso Dio, ti sei autodefinito incapace. Non so se riesci a capire la perversità di quello che sto dicendo. Ti hanno messo in condizioni tale per cui se tu utilizzi quello che loro ti hanno detto di utilizzare, è come se in un certo senso hai confermato che sei incapace di prenderti cura di te stesso. Il denaro è lo sterco del diavolo. Dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. I believe that the church and religion in general in the Western world, which is to say Judaism and Christianity, have given to the world much good and has been beneficial. But like any and all technologies and thinking, it has also brought with it many things which have hurt the human family. And so I think that this is why the human family is being mutated. I think we're being brought into a new world that you are not going to recognize in the next 20 to 50 years. I think this is going to be necessary because the way we're going now, our world is out of control. The violence and the hatred among peoples is going to have to be done away with. There's going to be order on this planet. And I believe that there are certain individuals are ordained to make sure that happens. So I don't have any problem with power. I have problems with people who misuse power. But those people who have the power to do something for the good of mankind, I am sure that they are working around the clock, taking care of their business. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video.